Allora, ok? Ok, andiamo. Dai, così ci togliamo sto pensiero. Far culo! Buona giornata. Buongiorno. Buona giornata. Che cazzo! Che palle sta vecchia. Il braccio m'ha preso sto stronzo. E molla! Però che palle, non mi hai fatto neanche vedere la fine del telefilm. Che telefilm? Ma che ne so, sai quelli che vedi sempre di pomeriggio e mai dall'inizio? Beh, forse iniziano già iniziati. È un'ipotesi affascinante. Sei d'accordo? Imbecille. Minchia, fa finta di niente, c'è quella faccia di cazzo d'Enrico. Meno male che non ci ha visto, se no sicuro si ricordava i 12 LP che non gli ho mai restituito, quelli di Elvis. Sono i suoi? Eh. Vedo che c'è sempre lo stesso naso. Vabbè, che deve fare, poverino, con quello che gli è successo? Che gli è successo? Dai, non lo sai? Il buon Enrico se ne stava tutto tranquillo in macchina guidando, col suo bel dito nel naso. Fatto sta che proprio in quel momento gli capita un incidente, ma di quelli seri, quelli pesanti, e la parte di dito che era rimasta fuori dal naso se ne entra tutta quanta dentro, tipo trivella, spaccandogli tutte le cartilagini del setto e uscendo più o meno a questa altezza qua. Andrea, un inferno, guarda avanti. Ore sotto ai ferri, interventi di tutti i tipi, plastica facciale. Cioè, fai conto farsi un tiro di dinamite? Peggio. Beh, non sapevo un cazzo. E senti la storia come va a finire. Mentre il nostro amico se ne stava tranquillo in macchina a praticarsi un traforo nei suoi personalissimi topi di naso, non era solo, c'era un'altra persona. E questa persona se ne stava a ginocchioni piegata sulle sue gambe, intenta a praticargli una sorta di respirazione artificiale di tipo bocca cazzo. E ora viene il bello, perché questa persona era... Era? 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 Era quello stronzo di Teo! Dai, quello che studiavano sempre insieme, quello che abbiamo conosciuto a storia contemporanea. Minchia! E minchia sì, ma immaginati la scena, trapana su e succhia giù, trapana e succhia, trapana e succhia, trapana e succhia, trapana e succhia, 120 all'ora, rettilineo, chicane, curva, freno a mano! Chicane? Magari la chicane non c'era, ma fatto sta che nel più alto e sacro di tutti i momenti, nel pieno del trapano e succhia, questo non ci ha capito più niente, ha perso il controllo della macchina che si è girata, è uscita di strada, impatta contro un albero, BABOM! Macchina distrutta a loro svenuti.